A Milano c'è una scuola professionale dove si insegna a ragazzi e ragazze a diventare disegnatori di gioielli. Quasi tutti, dopo il diploma, trovano lavoro. Fabrizio Patti. Anelli, collane, bracciali provengono da varie parti del mondo e sono stati tutti realizzati da studenti. E la gara di talenti all'interno di Artistar mostra che anima la settimana della gioielleria a Milano. Ho voluto realizzare questo gioiello che riprendesse un po' le sinuose curve che l'insetto genera quando si riflette sulla superficie dell'acqua. Sono ospitati alla Galdus, scuola professionale finanziata dalla regione. 8 indirizzi, dalla ristorazione all'elettronica fino all'oreficeria. Lezione di miniature. Va a creare una specie di piccolo dipinto a olio che poi va cotto nel forno. Personalmente vorrei specializzarmi nella tecnica dello sbalzo e cesello. Si parte dal professionale di 3 anni, tasso di occupazione o di prosecuzione negli studi del 93%, si arriva all'ITS, 100% di occupati. Abbiamo richieste di qualunque tipo, sia del ragazzo che progetta il gioiello, il ragazzo che si occupa invece per esempio di incisione. A Milano, secondo la Camera di Commercio, ci sono 1.643 imprese e oltre 7.000 addetti, gran parte nei negozi, ma quasi 1.900 nei laboratori. Purtroppo è un mestiere che non ha avuto un sufficiente ricambio generazionale e quindi le imprese da un lato hanno necessità, ma l'intero settore ha necessità. Spero di avere comunque un laboratorio mio in cui appunto realizzare i miei gioielli.